Capitolo 21. Pensieri notturni. Erano le 10. La casa era colma di sonno simulato. Jack stava sdraiato sul fianco, rivolto verso la parete, a occhi aperti, tendendo l'orecchio al respiro lento e regolare di Wendy. Aveva ancora sulla lingua il sapore dell'aspirina sciolta che la faceva sentire ruvida e lievemente intorpidita. Al Shockley gli aveva telefonato alle 5:15, pari alle 7:15 sulla costa orientale. Wendy era da basso con Danny, seduta a leggere davanti al caminetto dell'atrio. «Chiamata personale per il signor Jack Torrance», aveva detto la centralinista. «Sono io!» Aveva spostato il ricevitore nella mano destra, con la sinistra aveva estratto il fazzoletto dalla tasca posteriore dei calzoni per passarselo sulle labbra irritate. Poi si era acceso una sigaretta. Poi la voce di Al, forte, al suo orecchio. «Jackie, ragazzo mio, cosa stai combinando in nome di Dio?» «Salve Al!» Aveva spento la sigaretta e aveva cercato a tentoni il flaconcino di Excedrin. «Che cosa succede, Jack?» «Oggi pomeriggio ho avuto una stranissima telefonata da Stuart Ullman. E quando Stu Ullman fa un interurbano di tasca sua, puoi star certo che deve esserci in ballo qualche casino.» «Ullman non ha motivo di preoccuparsi, Al. E neppure tu.» «Che cosa vuol dire esattamente che non abbiamo motivo di preoccuparci? A sentire Stu si sarebbe detto una via di mezzo tra un ricatto e un'inchiesta sull'Overlook operata dal National Enquirer. Dai, dimmi, ragazzo.» «Ho voluto stuzzicarlo un po'», aveva risposto Jack. «Quando sono venuto quassù per il colloquio di assunzione, mi ha costretto a sciorinare tutti i panni sporchi in pubblico. Il problema dell'alcolismo. Ha perso il suo ultimo posto per aver maltrattato uno studente. Mi chiedo se è l'uomo adatto a questo incarico, eccetera, eccetera. La cosa che mi ha scocciato di più è stato che tirava fuori tutte queste storie perché adorava quel suo maledetto albergo. Il favoloso Overlook. Il maledetto sacro Overlook, un classico delle attrezzature alberghiere. Beh, in cantina ho trovato un album di ritagli. Qualcuno aveva messo assieme tutti gli aspetti meno appetitosi della cattedrale di Ullman e mi è sembrato come se qua dentro ci fosse stata una piccola messa nera dopo l'orario di chiusura.» «Spero sia un'espressione metaforica, Jack.» La voce di Al era né più né meno raggelante. «Lo è. Però ho scoperto...» «La storia dell'albergo la conosco.» Jack si passò una mano fra i capelli. «Così gli ho telefonato e l'ho stuzzicato un po' in merito. Ammetto che non è stata un'idea molto brillante e sicuramente non lo rifarei. Fine della faccenda.» «Stu dice che tu a volte ti riproponi di sciorinare in pubblico i panni sporchi.» «Stu è un imbecille!» aveva abbaiato Jack nel microfono. «Gli ho detto che avevo una vaga idea di scrivere qualcosa sull'Overlook. E ce l'ho, infatti. Mi pare che questo posto sia come un indice di tutti i personaggi americani del secondo dopoguerra. Ti sembrerà una pretesa eccessiva», ha detto con una tanta baldanza. «Lo so, ma qui c'è tutto. Al, Dio mio, potrebbe essere un gran libro, ma è una cosa lontanissima, nel futuro. Questo posso giurartelo. Ho già troppa carne al fuoco per ora. E... Jack, questo non basta.» Jack si era sorpreso a fissare attonito il ricevitore telefonico, incapace di credere alle proprie orecchie. «Cosa? Al, hai detto...» «Ho detto quello che ho detto. Fino a che punto lontana nel futuro, Jack? Per te potrebbero essere 2 anni, magari 5. Per me sono 30 o 40, perché prevedo di conservare a lungo la gestione dell'Overlook. L'idea che tu faccia una specie di operazione di schiumaggio ai danni del mio albergo, spacciandola per una grande opera di letteratura americana, mi dà semplicemente il vomito.» Jack era senza parole. «Ho cercato di aiutarti, Jackie. Siamo sopravvissuti alla guerra e ho creduto di doverti aiutare in un modo o nell'altro. Te la ricordi, la guerra?» «Me la ricordo», aveva borbottato Jack, ma attorno al cuore avevano cominciato ad arglierli le braci del risentimento. Prima Ullman, poi Wendy, adesso Al. Che razza di roba era? La settimana nazionale del facciamo a pezzi Jack Torrance? Strinse ancora più le labbra, tese la mano a cercare le sigarette e le fece cadere a terra. Gli era mai riuscito simpatico quello stronzo da 4 soldi che gli stava parlando dalla sua tana foderata di mogano del Vermont? «Prima che pestassi Hatfield», stava dicendo Al,
Ero riuscito a convincere il consiglio di amministrazione a non silurarti e li avevo persino indotti a prendere in considerazione la possibilità di confermarti di ruolo. Ti sei bruciato tutte le possibilità. Ti ho trovato questo posto all'albergo, un posto comodo e tranquillo perché tu possa rimetterti in carreggiata, terminare la commedia e aspettare il momento opportuno finché Harry e Finger e io riusciamo a convincere il resto di quei tizi che hanno commesso un errore grossolano. E adesso si direbbe che tu voglia mordermi il braccio, preparandoti a compiere qualche altra strage. È così che dici grazie agli amici, Jack? No, aveva bisbigliato. Non aveva osato aggiungere altro. Nel capo gli pulsavano dolorose le parole dure, acri, che volevano uscire. Si era sforzato disperatamente di pensare a Danny e a Wendy, che dipendevano da lui in tutto e per tutto. A Danny e a Wendy placidamente seduti in basso davanti al fuoco, ad accanirsi sul primo dei libri di lettura della seconda elementare, credendo che tutto filasse a meraviglia. Se avesse perduto quel posto, che sarebbe stato di loro? Si sarebbero messi in marcia verso la California arrancando sulla vecchia Volkswagen con la pompa della benzina a pezzi, come una famiglia di emigranti degli anni 30 cacciati dalla siccità? «Cosa?» aveva detto seccamente Al. «No!» aveva ripetuto lui. «Non è così che tratto gli amici, e tu lo sai!» «Come faccio a saperlo?» «Nella peggiore delle ipotesi ti riprometti di insudiciare il mio albergo riportando alla luce cadaveri che hanno avuto onorata sepoltura anni e anni fa. Nella migliore, telefoni al mio irascibile, ma oltremodo competente, direttore d'albergo e gli fai dare i numeri. Tutto per uno stupido gioco da ragazzino!» Era qualcosa di più di un gioco, Al. Per te è facile. Tu non sei costretto ad accettare l'elemosina di un amico ricco. Tu non hai bisogno di un amico in tribunale perché il tribunale sei tu. Del fatto che sei stato a un passo dal diventare un vero e proprio alcolizzato non se ne parla neppure, vero? Suppongo di sì, invece, aveva detto Al. La voce gli si era abbassata di tono ed era parso sazio di tutta quella faccenda. Jack, non posso farci niente. Non posso cambiare la situazione. «Lo so. Sono silurato? Se le cose stanno così, sarebbe meglio che me lo dicessi.» «No, se farai due cose per me.» «D'accordo.» «Non sarebbe meglio che conoscessi le condizioni prima di accettarle?» «No, sputa l'osso, che sono pronto ad accettarlo. Devo pensare a Wendy e a Danny. Se vuoi i miei coglioni, te li spedisco per via aerea.» «Sei sicuro che l'autocommiserazione sia un lusso che puoi permetterti, Jack?» Aveva chiuso gli occhi e si era fatto scivolare una compressa di Excedrin fra le labbra aride. «A questo punto mi pare che sia l'unica cosa che possa permettermi. Fuori il tuo siluro, senza allusione, ben inteso.» Al era rimasto in silenzio per un lungo momento. Poi aveva detto: «Primo, niente più telefonate a Ullman, neppure se scoppiasse un incendio. Se proprio l'albergo andasse a fuoco, chiama l'addetto alla manutenzione, quel tale che dice un sacco di parolacce. Sai a chi alludo?» «Watson.» «Appunto.» «D'accordo, accettato.» «Secondo, promettimi, Jack, dammi la tua parola d'onore. Niente libri sul famoso albergo sui monti del Colorado con un passato abbastanza sinistro.» Per qualche istante la sua rabbia era stata tale da non riuscire a spiccicar parola. Il sangue gli pulsava nelle orecchie. Era come sentirsi telefonare da un principe del Rinascimento trapiantato nel XX secolo. «Niente ritratti della mia famiglia in cui si vedano le verruche, per favore, altrimenti ti rispedisco tra la feccia dalla quale provieni. Siamo amici, naturalmente. Siamo tutti e due uomini civili, non è vero? Abbiamo condiviso letto e tavola e bottiglia. Saremo sempre amici. E il collare da cane che ti ho infilato sarà sempre ignorato per mutuo consenso. E io avrò benevola cura di te. In cambio ti chiedo solo la tua anima. Quisquilie, insomma. Possiamo perfino ignorare il fatto che me l'hai offerta tu, così come ignoriamo il collare da cane. Ricordati, mio intelligente amico, ci sono molti Michelangelo che implorano per le strade di Roma.» «Jack, sei ancora in linea?» Jack aveva emesso un suono rauco che equivaleva a un'affermazione. La voce di Al era ferma e sicura di sé. «In realtà non credo di chiederti tanto, Jack, e ci saranno altri libri, però non puoi pretendere che io ti sovvenzioni mentre tu...» va bene, siamo d'accordo.» «Non devi pensare che stia tentando di tarpare le ali alla tua vita artistica, Jack. Sai che non lo farei. È solo che...» «Al?» «Cosa?» «Dervent ha ancora qualche interesse nell'Overlook.» «Non vedo come possa riguardarti, Jack.» «No», aveva detto Jack con voce spenta. «Non mi riguarda, direi. Ascolta, Al, mi è parso di aver sentito Wendy che mi chiama per qualcosa. Ti richiamo io.» «Ma certo, Jack, faremo una bella chiacchierata.
Come vanno le cose? Regime secco? Hai avuto la tua libra di carne e sangue e tutto il resto, ora non potresti lasciarmi in pace? Secco come un chiodo. Anche qui. A dire il vero, comincia quasi a piacermi la temperanza. Se... Ti richiamo, Al. Wendy. Sicuro, d'accordo. E così aveva riappeso. Ed era stato allora che gli erano venuti i crampi, trafiggendolo come saette, costringendolo a rannicchiarsi davanti al telefono nella posa di un penitente, le mani premute sul ventre, la testa pulsante come una vescica mostruosa. La mobile Vespa, avendo punto, spicca al volo. Gli era passato un po' quando Wendy era salita a domandargli chi aveva telefonato. Al, mi ha chiamato per sapere come andavano le cose, ho detto che va tutto per il meglio. Jack, sei pallido come un cencio, ti senti male? Mi è tornato il mal di testa. Andrò a letto presto, è inutile che tenti di scrivere. Vuoi che ti porti un bicchiere di latte tiepido? Aveva sorriso debolmente. Saresti molto gentile. E ora giaceva accanto a lei, la sua coscia calda e addormentata contro la propria. Ripensando alla conversazione avuta con Al e come si era umiliato, si sentiva ripercorrere da vampate di calore e brividi gelati. Un giorno ci sarebbe stata la resa dei conti, un giorno sarebbe stato pubblicato un libro, non quella cosa delicata e riguardosa che aveva preso in considerazione in un primo tempo, ma un lavoro di ricerca duro come una gemma, con tanto di inserto fotografico e tutto il resto. E avrebbe squarciato l'intera storia dell'Overlook, disgustosi, incestuosi accordi di proprietà e così via. L'avrebbe sciorinato sotto gli occhi del lettore alla stregua di un gambero sezionato, e se Al Shockley aveva qualche legame con l'impero di Derwent, ebbene, che Dio lo aiutasse. Teso come una corda di pianoforte, rimase lì con gli occhi spalancati nel buio, ben sapendo che sarebbero magari passate ore e ore prima di riuscire ad addormentarsi. Wendy Torrance giaceva supina, a occhi chiusi, tendendo l'orecchio al suono del dormiveglia del marito. La lunga inspirazione, la breve pausa, l'espirazione lievemente gutturale. Dove andava quando dormiva, si domandò. In un Luna Park? Un Great Barrington dei sogni dove tutte le corse erano gratuite e non c'era una moglie madre a dir loro che dovevano smetterla di mangiare salsicce o che avrebbero fatto meglio ad andarsene ora, se volevano essere a casa prima che facesse buio? Oppure si trattava di un qualche bar nelle viscere della terra, dove si serviva sempre da bere e le porte a battenti erano sempre spalancate e tutti i vecchi compagni di bagordi se ne stavano radunati attorno al flipper, bicchiere in mano, primo fra tutti Al Shockley con la cravatta allentata e il primo bottone della camicia aperto? Un posto dal quale loro due, lei e Danny, erano esclusi e la baldoria continuava all'infinito? Wendy era preoccupata per lui. L'antica e impotente preoccupazione che aveva sperato di essersi lasciata alle spalle per sempre laggiù nel Vermont, come se in qualche modo le preoccupazioni non potessero varcare le linee di confine tra stato e stato. Non le piaceva per niente ciò che l'Overlook sembrava causare a Jack e Danny. La cosa più spaventosa, evanescente e mai discussa, forse indiscutibile, era che uno alla volta si erano ripresentati tutti i sintomi di quando Jack beveva. Tutti, tranne il bere. Quel continuo strofinarsi le labbra con la mano col fazzoletto, come per asportarne un eccesso di saliva. Le lunghe pause alla macchina da scrivere, il numero cresciuto di pallottole di carta nel cestino. C'era una boccetta di Excedrin sul tavolino del telefono quella sera, dopo che Al gli aveva telefonato, ma mancava un bicchiere d'acqua. Si era rimesso a masticarle, si irritava per cose da nulla. Quando il silenzio si prolungava un po' troppo, con gesto nervoso faceva schioccare inconsciamente le dita. Sempre più numerose le parolacce. Wendy aveva cominciato a preoccuparsi anche delle sue collere. Sarebbe stato quasi un sollievo se avesse perso la calma, se avesse lasciato prorompere la pressione interiore, su per giù allo stesso modo in cui scendeva in cantina, prima incombenza del mattino e ultima della sera, ad abbassare la pressione della caldaia. Sarebbe stato un bene vederlo imprecare e far volare a calci una sedia attraverso la stanza, oppure sbattere una porta. Ma tutte queste cose, sempre parte integrante delle sue collere, erano quasi interamente cessate. E tuttavia Wendy aveva la sensazione che Jack fosse sempre più spesso adirato con lei o con Danny, ma si rifiutasse di manifestarlo. La caldaia era dotata di un dispositivo per abbassare la pressione, vecchio, malandato, incrostato di grasso, ma tuttavia funzionante. Jack non l'aveva. Wendy non era mai riuscita a leggerli chiaramente nell'animo. Danny lo sapeva fare, ma Danny non parlava.
e quella telefonata di Al. Su per giù, nello stesso momento in cui era giunta, Danny aveva perso ogni interesse per la storia che stava leggendo. L'aveva lasciata lì, seduta accanto al fuoco, e si era accostato al banco della portineria sul quale Jack aveva costruito una specie di autostrada per le sue automobiline e i suoi camion, ricavati dalle scatole di fiammiferi. C'era anche la Volkswagen viola e Danny si era messo a spingerla energicamente avanti e indietro, fingendo di leggere il suo libro, ma spiandolo invece da sopra il margine del volume aveva visto uno strano amalgama dei modi con i quali lei stessa e Jack esprimevano l'ansia, quello sfregarsi le labbra, quel farsi scorrere ambo le mani nervosamente tra i capelli, come faceva lei quando aspettava che Jack tornasse dal giro dei bar. Non riusciva a credere che Al avesse telefonato al semplice scopo di sapere come andavano le cose. Quando si aveva voglia di fare quattro chiacchiere si chiamava Al. Quando invece era Al che chiamava, voleva dire che era una cosa seria. Più tardi, quando era tornata da basso, aveva trovato Danny raggomitolato davanti al fuoco, immerso in totale, assorto raccoglimento nella lettura delle avventure di Joe e Raquel al circo assieme a loro papà. L'irrequieta distrazione era completamente sparita. Osservandolo, una volta di più Wendy era stata colpita dall'esaltante certezza che Danny conoscesse e comprendesse più cose di quante ce ne fossero nella filosofia del dottor Edmonds. «Ehi, è ora di andare a letto, dottore?» gli aveva detto. «Sì, va bene!» Aveva infilato un segnalibro nel volume e si era alzato in piedi. «Lavati per bene e spazzolati i denti!» «Sì, sì!» «Non dimenticarti di usare il cotton fioc!» «D'accordo!» Avevano indugiato un lungo momento l'uno accanto all'altra a guardare il ravvivarsi e lo sbiadire delle braci nel caminetto. Nel vestibolo faceva freddo e arrivavano spifferi da ogni parte, ma quel cerchio attorno al caminetto aveva un magico tepore e non si lasciava volentieri. «Ha telefonato lo zio Al», aveva detto Wendy in tono non curante. «Ah sì?» Assoluta mancanza di sorpresa. «Mi chiedo se lo zio Al abbia fatto una scenata a papà». «Mi chiedo se lo zio Al abbia fatto una scenata a papà», aveva aggiunto nello stesso tono indifferente. «Sicuro che gliel'ha fatta», aveva detto Danny, senza distogliere lo sguardo dal fuoco. «Non voleva che papà scrivesse il libro». «Che libro, Danny?» «Sull'albergo». La domanda che le era spuntata sulle labbra era la stessa che Wendy e Jack avevano posta a Danny un migliaio di volte. «Come fai a saperlo?» Ma non gliel'aveva fatta. Non voleva scombussolarlo prima che andasse a letto, né lasciargli intendere che così, come per caso, stavano discutendo del fatto che fosse a conoscenza di cose che non aveva alcun modo di conoscere. Eppure le conosceva. Wendy ne era convinta. Il discorsetto da imbonitore del dottor Edmonds circa il ragionamento induttivo e la logica del subconscio non era altro che questo, appunto. Un discorsetto da imbonitore. Sua sorella. Come aveva fatto Danny a sapere che quel giorno nella sala d'aspetto stava proprio pensando ad Eileen? «Ho sognato che papà ha avuto un incidente!» Avevano scosso il capo, come a volerlo snebbiare. «Va a lavarti, dottore!» «Va bene!» Era corso su per le scale verso le loro stanze. Aggrottando la fronte, era andata in cucina e aveva messo a scaldare in un tegamino il latte per Jack. E ora, sveglia nel letto ad ascoltare il respiro del marito e il sibilo del vento, come per miracolo quel pomeriggio c'era stata solo un'altra spolverata, non ancora una vera nevicata, permise alla mente di dedicarsi interamente a quel suo dolce, conturbante figlio, nato con la faccia coperta dall'amnio, una semplice membrana che i medici vedevano forse in occasione di un parto su 700, una membrana che nelle chiacchiere delle comari era ritenuta un sintomo della seconda vista. Decise che ormai era tempo di parlare a Danny dell'Overlook. E ancora più urgente era che tentasse di indurre Danny a parlargliene. Domani. Senza fallo. Loro due sarebbero scesi alla biblioteca pubblica di Sidewinder per vedere se riuscivano a scovare qualche libro adatto a un bambino di seconda elementare e se era possibile averlo in prestito per tutto l'inverno e lei avrebbe parlato col bambino e in tutta franchezza. A quell'idea si sentì un tantino più sollevata e alla fine cominciò ad andare alla deriva verso il sonno. Danny stava sdraiato sveglio in camera sua, a occhi aperti, tenendo nel cavo del braccio sinistro il suo vecchio e un po' logoro Pooh. Pooh aveva perso uno dei bottoncini che fungevano da occhi e l'imbottitura usciva da una mezza dozzina di cuciture slabbrate, tendendo l'orecchio al sonno dei genitori in camera loro. Gli pareva di montare la guardia su di loro, suo malgrado. La notte era il momento peggiore.
Danny detestava la notte e l'urlo incessante del vento che turbinava l'ala ovest dell'albergo. L'aliante galleggiava nell'aria sopra di lui, appeso a un filo. Sulla scrivania il modellino della Volkswagen, portato di sopra dall'improvvisata autostrada della portineria, rimandava un riflesso violaceo vagamente fluorescente. I suoi libri erano nello scaffale. Gli album da colorare sul tavolo. Gli album da colorare sul tavolo. Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto, aveva detto la mamma. Così sai dov'è quando ne hai bisogno. Ma ora tutto aveva subito spostamenti. C'erano cose che mancavano. Peggio ancora, erano state aggiunte cose. Cose che non si riuscivano a vedere. Come in una di quelle vignette con la scritta «Riesci a vedere gli indiani?» E se si aguzzava la vista e si strizzavano gli occhi, si riusciva a individuarne qualcuno. La cosa che a prima vista avevi scambiata per un cactus, in realtà era un guerriero con un coltello stretto fra i denti, e ce n'erano altri che si nascondevano tra le rocce, e si riusciva persino a scorgere uno dei loro ceffi perversi che sbirciava attraverso i raggi della ruota di un carro coperto. Si agitò inquieto nel letto, frugando con lo sguardo al di fuori del confortante cerchio luminoso della lampada da notte. Lì le cose andavano ancora peggio, questo lo sapeva per certo. Dapprima non erano andate tanto male, ma un poco alla volta il suo papà pensava sempre più spesso al bere. A volte si arrabbiava con la mamma senza saperne il perché. Si aggirava tergendosi le labbra col fazzoletto e i suoi occhi erano remoti e annebbiati. La mamma era preoccupata per lui e anche Danny. Non aveva bisogno di leggere nel pensiero per saperlo. L'aveva avvertito nel tono ansioso con cui l'aveva interrogato il giorno in cui gli era parso che l'estintore si tramutasse in serpente. Il signor Halloran diceva che a suo giudizio tutte le madri possedevano lo Shining, o almeno un poco. E quel giorno la mamma aveva intuito che era accaduto qualcosa, cosa però non aveva detto. Danny era stato quasi sul punto di raccontarglielo, ma un paio di cose l'avevano trattenuto dal farlo. Sapeva che il dottore di Sidewinder aveva liquidato Tony e le cose che Tony gli mostrava come perfettamente, beh, quasi, normali. Poteva darsi che sua madre non gli credesse se le avesse raccontato dell'estintore. Peggio, poteva darsi che gli credesse in maniera sbagliata, che pensasse che stava dando i numeri. Danny capiva qualcosa sul fatto di dare i numeri, non quanto capiva del fatto di avere un bambino, che la sua mamma gli aveva spiegato l'anno prima, prendendo le cose un po' alla larga. Però pur sempre in modo abbastanza esauriente. Una volta, alla scuola materna, il suo amico Scott gli aveva indicato un bambino che si chiamava Robin Stenger e che se ne stava tutto immusonito vicino alle altalene. Il padre di Robin insegnava aritmetica alla scuola di papà, mentre il papà di Scott insegnava storia. Per lo più i bambini che frequentavano la scuola materna erano collegati alla scuola di avviamento universitario di Stovington o al piccolo stabilimento dell'IBM alla periferia della città. I figli degli insegnanti dell'istituto facevano gruppo a sé, i figli dei dipendenti dell'IBM ne costituivano un altro. Naturalmente maturavano amicizie tra bambini appartenenti ai due gruppi, ma era abbastanza logico che i bambini cui i padri si conoscevano bene se ne stessero più o meno tutti assieme. Quando scoppiava uno scandalo nel mondo degli adulti di un dato gruppo, quasi sempre filtrava fino ai bambini in una qualche forma magari stranamente distorta. Ma di rado rimbalzava fino all'altro gruppo. Danny e Scotty se ne stavano seduti nell'astronave giocattolo quando Scotty aveva additato Robin col pollice dicendo «Conosci quel bambino?» «Sì», aveva detto Danny. Scott si era proteso in avanti. «Il suo papà ieri sera ha dato i numeri, l'hanno portato via». «Davvero?» «Solo perché ha dato i numeri?» Scotty aveva assunto un'espressione di disgusto. «È impazzito, sai?» Scott aveva incrociato gli occhi, cacciato fuori la lingua e roteato gli indici in ampie orbite ellittiche attorno alle orecchie. «L'hanno portato al manicomio!» «Oh!» aveva esclamato Danny. «Quando lo lasceranno tornare a casa?» «Mai, mai, mai!» aveva risposto Scotty corrucciato. Nel corso della giornata e di quella successiva, Danny era venuto a sapere che A. Il signor Stenger aveva tentato di far fuori tutti i membri della sua famiglia, ivi compreso Robin, con la pistola che si era tenuto come ricordo della Seconda Guerra Mondiale. B. Il signor Stenger aveva fatto letteralmente a pezzi la casa mentre era sbronzo marcio. C. Il signor Stenger era stato sorpreso nell'atto di mangiare in lacrime una ciotola d'erba e di insetti morti, come se si fosse trattato di latte e cornflakes. D. Il signor Stenger aveva tentato di strangolare sua moglie con una calza quando i Red Sox avevano perso un'importante partita di baseball.
Alla fine, troppo scombussolato per tenersi tutto quanto in corpo, aveva interrogato papà in merito al signor Stenger. Suo padre se l'era preso sulle ginocchia e gli aveva spiegato che il signor Stenger aveva attraversato un periodo di grande tensione, in parte a causa della sua famiglia e in parte del suo lavoro, più altre faccende che nessuno riusciva a capire a eccezione dei medici. Aveva avuto ripetute crisi di pianto, 3 sere prima era scoppiato in lacrime e non riusciva più a smettere e aveva spaccato un sacco di cose in casa. Non era che avesse dato i numeri, aveva detto papà, aveva avuto un esaurimento nervoso e il signor Stenger non era in manicomio, ma in una cassa di cura. Ma nonostante le diligenti spiegazioni di papà, Danny era spaventato. Non gli pareva che ci fosse una differenza tra dare i numeri e avere un esaurimento nervoso, e che lo si chiamasse manicomio o cassa di cura, le finestre avevano pur sempre le sbarre e se anche volevi andartene non ti lasciavano uscire, e suo padre, in modo del tutto innocente, aveva confermato alla lettera un'altra delle frasi di Scotty. Una frase che riempiva Danny di un terrore vago e indefinibile. Nel luogo dove ora viveva il signor Stenger c'erano gli uomini col camice bianco. Venivano a prenderti con un furgone senza finestrini, un furgone grigio come le pietre tombali. Si fermava accanto al marciapiede di fronte a casa tua e gli uomini col camice bianco scendevano e ti portavano via dalla tua famiglia, costringendoti a vivere in una stanza dalle pareti imbottite. E se volevi scrivere a casa dovevi usare i gessetti. «Quando lo lasceranno tornare a casa?» aveva chiesto Danny a suo padre. «Non appena starà meglio, dottore!» «Ma quando sarà?» «Dan, nessuno lo sa!» E questa era stata la peggiore. Era un altro modo per dire mai, mai, mai. Un mese dopo la madre di Robin l'aveva ritirato dalla scuola materna e se n'erano andati da Stovington senza il signor Stenger. Questo era accaduto più di un anno prima, dopodiché papà aveva smesso di prendere la brutta cosa, ma prima di perdere il posto. A Danny capitava ancora di pensarci spesso, a volte quando cadeva o batteva il capo o aveva mal di pancia si metteva a piangere e quel ricordo gli balenava la mente, accompagnato dal timore di non riuscire più a smettere di piangere, di continuare all'infinito a piagnucolare e gemere finché il suo papà non si sarebbe accostato al telefono e avrebbe composto il numero dicendo «Pronto? Parla Jack Torrance. Malpline Way numero 149. Mio figlio non riesce a smettere di piangere. Per favore, mandate gli uomini col camice bianco per portarlo alla cassa di cura. Esatto, ha dato i numeri. Grazie». E sarebbe arrivato il furgone grigio senza finestrini. Si sarebbe fermato davanti alla sua porta. L'avrebbero caricato mentre ancora piangeva istericamente e l'avrebbero portato via. Quando avrebbe rivisto la sua mamma e il suo papà? Nessuno lo sa. Era stato questo timore a farlo stare zitto. Adesso che aveva un anno di più, era sicuro che mamma e papà non avrebbero permesso che lo portassero via per aver creduto che un estintore fosse un serpente. La sua mente razionale ne era certa, e tuttavia, quando pensava di raccontarglielo, quell'antico ricordo saliva come un groppo a riempirgli la bocca e a bloccargli le parole. Non era come Tony. Tony gli era sempre sembrato del tutto naturale, prima dei brutti sogni naturalmente, ed era parso che anche i suoi genitori accettassero Tony come un fenomeno più o meno naturale. Fatti come Tony derivavano dal fatto di essere sveglio, cosa che sia la mamma sia il papà supponevano lui fosse, allo stesso modo in cui supponevano di essere svegli loro, ma un estintore che si trasforma in un serpente, o il fatto di vedere sangue e materia cerebrale sul muro della bomboniera presidenziale quando nessun altro li vedeva. Ebbene, cose del genere non sarebbero state naturali. L'avevano già fatto visitare dal medico. Non era logico supporre che la prossima volta potessero arrivare gli uomini col camice bianco? Ciò nonostante avrebbe potuto anche raccontarglielo, se non che era sicuro che prima o poi loro si sarebbero messi in testa di allontanarlo dall'albergo. E Danny aveva un desiderio struggente di andarsene dall'Overlook, però sapeva altresì che quella era l'ultima occasione per suo papà, che era lì all'Overlook per far qualcosa di più del semplice guardiano dell'albergo, era lì per lavorare su quei fogli, per superare il trauma di aver perso il posto, per amare la mamma, Wendy, e... fino a poco tempo prima, era sembrato che tutte quelle cose accadessero. Solo di recente papà aveva cominciato ad avere qualche difficoltà, da quando aveva trovato quelle carte. «Questo posto disumano crea mostri umani»,
cosa voleva dire. Aveva pregato Dio, ma Dio non gli aveva risposto. E che cosa avrebbe fatto papà se avesse smesso di lavorare in quel posto? Aveva tentato di scoprirlo nella mente di papà e si era convinto sempre più fermamente che papà non lo sapeva. La prova più concreta l'aveva avuta quella stessa sera, qualche ora prima, quando zio Al aveva telefonato al suo papà e gli aveva detto cose cattive e il papà non aveva osato ribattere perché zio Al avrebbe potuto cacciarlo da quel posto proprio come il signor Cromert, il direttore della scuola di Stovington, e il consiglio di amministrazione l'avevano allontanato dal suo incarico di insegnante. E papà era spaventato a morte per una prospettiva del genere, per lui e per la mamma, oltre che per se stesso. Così non osava dire niente. Doveva limitarsi a starsene a guardare impotente, sperando che non ci fossero indiani di sorta, o che, se c'erano, si accontentassero di aspettare una preda più grossa e lasciassero passare senza molestarla la loro piccola carovana di 3 carri. Ma per quanto si sforzasse, non riusciva a crederci. Ed ecco che all'Overlook le cose erano peggiorate. Sarebbe arrivata la neve. Dopo, qualunque sua debole opzione sarebbe stata annullata. E dopo la neve, cosa? Che cosa sarebbe successo se si fossero trovati isolati e alla mercé di tutto ciò che fino a quel momento poteva essersi solo baloccato con loro? Vieni fuori a prendere la purga! E poi, che cosa? Red Room. Nel letto Danny rabbrividì e tornò a rigirarsi. Ora aveva imparato a leggere molte parole in più. Domani forse avrebbe tentato di chiamare Tony, avrebbe tentato di indurre Tony a mostrargli esattamente che cos'era Red Room e se esisteva una possibilità qualsiasi di impedirlo. Avrebbe corso il rischio degli incubi. Doveva sapere. Danny era ancora sveglio quando ormai da tempo il falso sonno dei suoi genitori si era tramutato in un sonno reale. Si dimenava nel letto, stazzonando le lenzuola, alle prese con un problema troppo grosso per un bambino della sua età, sveglio nella notte come in un'unica sentinella di picchetto. E a un certo punto, dopo la mezzanotte, si addormentò anche lui. E allora solo il vento rimase sveglio a spiare l'albergo e a urlare lungo i cornicioni, sotto lo sguardo acuto e intento delle stelle.